Benvenuti, questa è la penultima microlezione. Ci occuperemo della ruota dei colori e vedremo come ci può aiutare a creare la combinazione di colori principali per una pagina web o per del materiale che vogliamo far usufruire tramite schermo di computer o di telefono. Parleremo degli schemi di colori principali, quando si usano, e daremo soprattutto degli esempi. Partiamo con gli schemi monocromatici. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un colore di riferimento principale e sue sfumature. Per esempio, sulla sinistra vediamo che il colore o non colore di riferimento principale è il bianco-grigio con le sue varie sfumature. Non troviamo colori complementari a questo. Che cosa vuol dire? Che nella ruota dei colori non troviamo un colore che sta all'opposto. Facciamo un esempio in tal senso. Questo sito, come vedete, ha come colore principale di riferimento questa specie di verdolino chiaro. Poi troviamo un ulteriore colore, che è adesso complementare, cioè si trova all'opposto nella ruota dei colori, questo rosso carico. In questo caso, questo schema viene chiamato uno schema con colori monocromatici con colore complementare. Quando si usano schemi monocromatici con o senza colori complementari? In genere quando si vuole creare una pagina o un sito web con la possibilità di avere più e più immagini e foto. Quindi, per esempio, se vado a creare un sito web sul quale andrò a caricare una serie di immagini con colori differenti, tenderò a scegliere degli schemi monocromatici. Differente è la scelta di schemi cosiddetti con colori analoghi. Così, con colori cosiddetti analoghi, scusate. Che cosa vuol dire? Facciamo riferimento all'esempio sulla sinistra. Vediamo che abbiamo due colori che sono molto vicini nella ruota e sono il verde e un giallino verde. Accanto ad essi troviamo un azzurro. Non è immediatamente consecutivo ai verdi nella ruota giallo, nella ruota dei colori, però si trova accanto. Abbiamo un'ulteriore variante che viene chiamata anche split color o analoghi con colori complementari. Quindi uno schema con colori analoghi con colori complementari. Vediamo l'esempio sulla sinistra. L'esempio sulla sinistra a questa scelta di un colore rosso carico mattone e di colori complementari a questo, che si trovano all'opposto della ruota dei colori, azzurro e giallognolo. Questi due sono analoghi, sono vicini con un salto sul verde e poi troviamo appunto il colore opposto che è rosso. Quando si fa questa scelta? Si fa questa scelta quando tipicamente la nostra pagina web non andrà a contenere altre immagini con colori differenti, quindi quando abbiamo un'immagine predominante sulla quale vogliamo attirare fortemente l'attenzione e creare un grosso contrasto, perché appunto i colori complementari tendono a creare dei contrasti. Ci sono molti altri schemi, ma sono delle varianti di questi che ho presentato, in particolare monocromatico con colori complementari e analoghi, li potete trovare e creare facilmente attraverso una serie di strumenti online. Ad esempio, il primo vi porta uno strumento abbastanza facile da utilizzare, il secondo è messo a disposizione da Adobe gratuitamente, l'esportazione chiaramente a pagamento, però la combinazione e l'esplorazione dei vari schemi di cui ho parlato ed altri ancora è comunque gratuita. È sempre bene utilizzare questa
questi strumenti, avere presente appunto come funzionano gli schemi di colori prima di creare i colori dominanti, i colori di riferimento di un sito web o comunque di materiale che vogliamo venga fruito online. Per lo più si parla appunto dello sfondo, quando usiamo questi schemi, quando parliamo dello sfondo. Altra cosa, altro elemento importante che accenno brevemente, è legato all'accessibilità. Quando creiamo del materiale da usufruire online, un sito web nello specifico, è bene seguire o comunque avere presenti le linee guida per l'accessibilità che trovate aggiornate sul sito che vedete qua, sul primo di questi collegamenti. Potete utilizzare anche strumenti appositi, elencati nella pagina web a sinistra, il collegamento lo trovate come secondo a destra. In particolare vi invito a utilizzare quello per il contrasto di colore, per decidere il colore del testo rispetto allo sfondo, sfondo che andrete a valutare con la ruota dei colori di cui abbiamo parlato. Vi lascio con dei piccoli quiz. È un buon esercizio partire sempre da siti esistenti o immagini esistenti e cercare di indovinare quali sono gli schemi utilizzati. Quindi, per esempio, qual è lo schema nel sito sulla sinistra, ignorando le scelte cromatiche legate al nero e al grigio? Qual è invece lo schema che trovate nel sito sulla sinistra dedicato ai ragazzi? Per insegnare, avviarli alla programmazione, alla prototipazione di oggetti fisici con microelettronica, ignorando ancora bianco, nero e grigio. E perché sarà stata fatta questa scelta? Vi invito a riflettere su questo. Ultimo quiz. Vediamo il sito sulla sinistra e cerchiamo di indovinare qual è lo schema utilizzato, ignorando come sempre i colori bianco, nero e grigio, concentrandoci quindi sui tre colori, arancione, giallo e azzurro. In particolare questo sito avvia i ragazzi e le ragazze e chiunque interessato alla creazione di pagine web con HTML5. In particolare li avvia alla creazione di semplici fogli di stile e questo neanche tanto semplice perché consente di fare buone animazioni. Ne parleremo avanti. Buona giornata!